Salve Swimmers, io sono Mary Shell e oggi siamo tornati nel Let's Play di The Sims 4 con vita sull'isola, ovviamente. Partiamo dal Cass con la nostra Nancy e il nostro Mark. Ci ho messo un pochino, ragazzi, a portare questa puntata perché volevo tantissimo provare l'espansione prima da sola. Volevo veramente esplorarla bene, l'ho provata con una partita personale. E così adesso siamo belli pronti per immergerci nell'isola e posso anche elencarvi le tante cose bellissime che ci sono, perché ci sono veramente troppe cose da vedere. Intanto vi faccio notare che a Nancy e anche a Mark ho cambiato il look. I capelli glieli ho tenuti così, anche se ne avremo veramente tantissimi di nuovi. Magari ve li mostro velocemente, anche se li avrete già visti da altri. Però su di lei mi piacciono veramente i suoi. Vado velocemente, c'era questo, ma lei comunque è riccia. Questa pettinatura, che comunque le sta bene. Al limite lasciatemi pure un consiglio se vi piace di più in un modo o in un altro. Questa che però, no, così lei non mi piace. Questa che è bella, ma è un po' abusata, nel senso, non lo so. C'è questa, e sta bene, c'è da dire. Questa, che non lo so. Questa che è molto carina, molto semplice, questa qui che è veramente bella, questa, anche con questa sta bene, questa, e poi questa vi piace perché guardate com'è, è veramente bella, questa qui tutta colorata, che poi diciamo è la stessa di questa qui, però appunto di vari colori. In ogni caso ho preferito tenerle per adesso questa pettinatura che si sposa bene anche con l'abito. Allora, in abiti quotidiani è così, ha solo un abito quotidiano per adesso. Abiti formali, ovviamente sono sempre abiti formali dell'isola. Eccola qua, Nancy. Ah, vi anticipo che chiaramente si sono già trasferiti. Vi avevo già avvertito su Instagram e nella community, però se ve lo siete persi, adesso vedrete. E in abiti sportivi, è bellissima. Abiti da notte, ho tenuto quelli che aveva, abiti da festa, e qui le ho messo la pettinatura perché, ripeto, non lo so, non mi convince al 100%, però abbinata a questo abitino ci poteva stare, e poi volevo metterle qualcosa dell'isola. Abiti, sì, non abiti, costume da bagno, veramente carino, per il caldo, guardatela qui, e per il freddo, e gliel'ho messi due. Questo per il freddo quando fa poco freddo, e ricordiamoci che siamo su un'isola tropicale, quindi comunque fa veramente molto caldo anche d'inverno, e poi per il freddo 2 per quando fa un po' più freddino, ma ripeto, sull'isola non fa mai freddissimo. Quindi questi sono gli abiti. Andiamo da Mark, eccolo qua il nostro Mark. Abiti quotidiani, guardatelo lui che bello sportivo, abiti formali, e gli ho tenuto quelli che aveva perché a me piace, bello originale, abiti sportivi, bellissimo, abiti da notte, da festa, eccolo qua, da bagno, per il caldo e per il freddo 1. Anche perché, guardate, sa un po' di immersione, lui si andrà a immergere spesso, secondo me, e per il freddo 2. E come capelli per i maschi c'è pochino, diciamo che ci sono, lo vedete già da qui, insomma, varie pettinature, ma molto simili a quelle per ragazze. Degne di nota c'è questa e questa, ma secondo me lui sta bene comunque con la sua, quest'aria bella e innocente, e ci sta tutto. Quindi entriamo in gioco, adesso vi farò vedere dove abitano e cosa faranno anche di lavoro. Lei però, vi anticipo, continuerà a fare il suo lavoro, che come sapete fa la freelancer, e invece lui sto pensando di farglielo cambiare, perché lui fa il cuoco, ma sta pensando ad una carriera da ambientalista, perché comunque sono trasferiti a Sulani, andiamo. E si è subito ovviamente innamorato di Sulani. Ed eccoci qui, ragazzi! Questa è la nuova casetta in cui si sono trasferiti. Come sapete loro sono la famiglia Tropical, quindi non vedevano l'ora. Li ho creati veramente apposta
proprio per vivere a Sulanic, quindi non potevano farli trasferire. Loro, lo sapete, non aspettavano altro, amano entrambi il mare, quindi è una cosa bellissima. La casa l'ho, era già preimpostata, l'ho però modificata abbastanza, diciamo, all'esterno non tantissimo, più che altro l'ho ricolorata, ho aggiunto un pochettino qualcosa, però insomma più o meno è simile l'esterno, anche se ricolorato, e invece l'ho riarredata completamente all'interno. Qui ho messo l'estraio, l'asciugamano, la doccia all'aperto, insomma tante tante cosine. Ho messo questi per prendere il sole, guardate, il motoscafo, insomma tante cose belle. E adesso ve la faccio vedere all'interno. Intanto vi dico già che avevo fatto un gruppo, ho invitato a casa un po' di gente. Lui sta parlando proprio con Darling, ragazzi. Ah, e qui ovviamente c'è Billy Budd. Non poteva mancare. Vedo che ha fame. No, sembra che abbia fame. No, però in realtà riempie di cibo. Non è disponibile. E la casetta l'ho arredata così. Magari facciamo una panoramica fatta bene. Io non sono brava in queste cose, ma proviamoci. Allora, come vedete, all'ingresso ho messo questa console, un po' di cose sopra. Ho usato il Move Objects, ovviamente, per mettere tutto. Qui c'è la ciotola per fare la bevanda locale, la cava. Poi ho messo, vabbè, un bel tavolo tondo, si può sedere veramente tanta gente, un divanetto, niente TV, però abbiamo il tablet perché comunque Nancy ha voluto mantenere un po' di tecnologia, il nostro Billy Budd. E questa è la cucina vista da sopra. Poi di qui abbiamo un bagnetto molto semplice, molto molto semplice. Poi qui la camera, andiamo verso la camera dei nostri beniamini. Questi sono gli spiriti dell'isola, ragazzi, bellissimi. Ed eccola qua la cameretta, mentre qua ho messo un bauletto in cui mettere tutti i tesoretti, comprese le conchiglie, perché possiamo fare un setacciamento di conchiglie. E qui c'è la foto di Nancy, Mark, e dietro si vede poco, ma c'è anche Billy Budd, ovviamente. E c'è ovviamente il computer, eccolo qua, il tablet. Quindi abbiamo un po' di tecnologia, perché Nancy non voleva rinunciare a tutto, ma teoricamente avremmo potuto fare, volendo, anche una vita molto molto più, diciamo, senza luce, senza acqua, perché esiste un nuovo tratto del lotto, volendolo preimpostare, ma non lo metteremo, che si chiama fuori dalla rete. Il lotto non è collegato alla rete elettrica o idrica, quindi né acqua né luce, ragazzi, il che significa che non sono previste bollette. Questo sì che è vivere al naturale, e era uno stile di vita che inizialmente piaceva molto a Mark, però diciamo Nancy no, Nancy ha detto ok il mare, ma voglio almeno la luce, voglio l'acqua, voglio le comodità, e quindi Mark ha detto va bene, l'importante è che ci sia il mare. Guardate che belli abbronzatini, ma adesso gli faremo prendere il sole. Intanto Darling, che sapete è un po' cotta, e guardate qui gli spiritelli dell'isola che adorano Mark, è molto cotta Darling, guardate come lo guarda, e ovviamente è soltanto amica di Mark, però insomma è molto, come si può dire, molto attratta, gli piace molto. Intanto Nancy parla con le altre, le intrattiene, insomma abbiamo fatto un po' di cacciara, potremmo dire, gli ha offerto un po' di cibo, però adesso magari li mandiamo a casa perché abbiamo tante cose da fare, termina raduno. Tanto lei sta sognando una bella nuotata e andiamo subito a nuotare un pochino. Lei ovviamente non ha perso occasione, magari la abbracciamo e la salutiamo, amichevole. E intanto invece guardate qui Miko che è la prediletta. C'è un po' di flirt, è la prediletta. Allora evidentemente lui, zitto zitto, il nostro Mark ci ha flirtato anche un po' più dell'altra volta, devo dire, gli avevo fatti flirtare, ma secondo me ci si è messo di impegno mentre io non c'ero. Comunque Miko se ne sta andando via, diciamo lei è molto rilassata, sapete che lei si fa gli affari suoi, è molto molto carina, ma voi avete votato per Darling.
Comunque, vedremo, vedremo, perché vi ho chiesto chi secondo voi è una sirena, voi mi avete detto darling, chissà, chissà, chissà. Facciamo una bella nuotata, vi faccio vedere che, allora, i sim non si possono immergere del tutto, ma i fondali si vedono benissimo, guardate qui, si vede tutto, quindi immergersi fondamentalmente non serve, e nuotare è bellissimo. Ai nostri sim possono venire i brividi di freddo, perché possono esserci le correnti freddi che passano, scusate il cellulare, possono venire i crampi, possono venire tante tante cose effettivamente vere che al mare può accadere, oppure può passare un pesce, toccargli il piede, pizzicargli il piede, insomma tante cose veramente belline, e poi qui possono fare snorkeling anche insieme. E quindi imparano a fare un po' di sub, e nelle zone con l'acqua alta, in cui andremo più in là, si possono immergere, però noi non li possiamo seguire, loro scompaiono alla vista, però possono comunque andare a caccia di tesori e tante tante belle cose, quindi anche caccia di conchiglie, ma le conchiglie le possiamo trovare anche qui sulla spiaggia, possiamo costruire castelli di sabbia, nel caso più in là avessimo dei bebè, possiamo farli giocare in riva al mare coi braccioli, ragazzi ne vedremo di belle, e intanto volevo farvi vedere questa dinamica perché è bellissima, vedete che loro con le mascherine vanno, non vedevano l'ora, ragazzi loro non vedevano l'ora, ovviamente questa puntata è molto esplorativa, stiamo più che altro vedendo molto l'espansione e vi voglio far vedere il più possibile. Poi la zona delle feste. Allora, la zona delle feste è questa, qui c'è la spiaggia, vedete, qui possiamo incontrare anche bagnini, cose, è una spiaggia pubblica, mentre la zona delle feste è questa qua, a volte ci sono festicciole da poco, altre volte invece ho visto feste abbastanza animate, con gente che qui in mezzo faceva la danza del fuoco, appunto accendeva falò, eccetera, eccetera, molto carine. Però non c'è nessun avviso, ogni tanto bisogna semplicemente controllare. Qui ci sono sim da conoscere. Qui abbiamo un bagno e vi faccio notare una cosa, scrivetemi nei commenti subito, adesso bloccate il video e scrivetemi nei commenti chi sono secondo voi loro due. Ma vi do un aiutino, lei ha un nome che parte con la M, e lui chi è? Scrivetelo voi, è un cartone animato, quindi magari scrivete anche il nome del cartone, perché c'è una chiara ispirazione, bellissimo, comunque questo è il bagno pubblico. Poi qui possiamo comprare un po' di cose appunto locali, un po' di cibo, ordina cibo, abbiamo piatto di verdure tropicali, frutto grigliato, adobo di maiale, pesce arrosto, salmone di barbecue, kebab, piatto di maiale, kalua, che è proprio un piatto poi del posto. Io comunque ragazzi mi sono impegnata per mettergli veramente un po' di tutto qua, in modo che anche loro possano cucinare piatti tipici tropicali. Possiamo parlare, vedete, a volte possiamo parlare con questi spiritelli, e questi spiritelli dell'isola, e diciamo che sono amichevoli o non amichevoli a seconda di come ci comportiamo verso l'isola. Io vedo Mark che ha voglia di sole, Mark andrà a lavorare fra circa un'ora. Lui fa il cuoco, ma quasi quasi ragazzi facciamo, lascia il lavoro subito. E guardate, anche la schermata del lavoro è cambiata un pochino, perché abbiamo qui il taccuino con i risultati di pesca, ovviamente andremo a pescare, a fare tante cose carine, ma io direi lascia il lavoro, perché voglio che ne trovi uno nuovo. Sì ragazzi, dobbiamo assolutamente provare almeno una carriera nuova, perché ce ne sono varie e adesso vedremo tutto. Pian pianino ragazzi, vedremo tutto. Lascia. Mentre lei no, lei è tecnologica, lei vuole continuare col suo tablet, quindi non lascerà il suo lavoro. Volevo farvi vedere una cosa interessante. Quando loro prendono il sole in costume da bagno, rimane il segno del costume.
È bellissima questa cosa, altrimenti per non avere il segno devo prenderlo praticamente in nudi, ragazzi, in nudi. Ok, lui è tutto contento, sta nuotando, ma adesso voglio che raggiunga Nancy e come prima cosa si trovi un nuovo lavoro. Poi può anche lui far compagnia a Nancy e prendersi il sole in costume. Vai, vai, bello gagliardo, intanto guardate. Aumenta l'abilità fisica, bravissimo, che ti fa benissimo. Raggiunto il livello 3 di forma fisica. E anche con il motoscafino qui possiamo fare miracoli per la nostra forma fisica, mi sa, eh. Invece con questa, vedete la barchetta, andiamo a pesca, ma non subito, ci andremo un po' più in là. Lei, guardatela al sole che si sta arrostendo. Se non le facciamo mettere la crema solare, si potrebbe scottare, anche se è già abbronzata, e quindi facciamogliela mettere. Basta cliccare su di lei e la mettono subito in automatico. Per adesso non vogliamo che si scotti. E lui invece cerca un lavoro. Ci sono anche però i lavoretti, e questi si possono fare anche se si ha già un lavoro. Ve li faccio un attimo vedere in velocità. Cerca un lavoretto. I lavoretti sono piccolini, sono proprio a tempo, tipo si finiscono in un giorno, e sono di vario tipo, tipo cercasi mixologo per festa in spiaggia, cattiva cera, ho bisogno di assumere una persona per un lavoro con la cera, e bisogna avere il livello 4 di manualità, qua livello 1 di mixologia, questo è adatto, vedete, per lui, che ce l'ha il livello 1, cercasi giocatori, livello 2 di videogioco, imballaggio, scatole, invece qua abilità consigliata a nessuno. Allora, ho appena finito di farmi le unghie e devo imballare delle scatole, ma non ho dubbi che mi rovinerei la manicure se solo ci provassi. Come se non bastasse, le scatole saranno pesantissime, quindi bisogno di qualcuno che venga e, insomma, faccia tutto per me. Generalmente, per questi lavori, il sim, quando noi li selezioniamo, parte, va e scompare. Anzi, proviamolo subito. Imballaggio, scatole, oppure... livello 4 di manualità non ce l'abbiamo. O mixologo. Sai mixare un po' di succo e aggiungere un pizzico di stile? Le tue movenze sono così fluide da ricordare la schiuma delle onde di Sulani? In tal caso permettimi di presentarti me che faccio al caso tuo qui a Tarv. Beh, spasso e chiudo. Ok. L'ho selezionato, vedete, inizia sabato alle 19, manca mezz'ora, livello 1 di mixologia, e noi sono sicure che ce l'abbiamo perché, ecco, livello 3, siamo a posto, quindi non rischiamo di fare brutta figura, perché se facciamo brutta figura, nella sezione lavoretti le stelline diventano rosse. Per adesso noi non abbiamo stelline, ma praticamente possiamo guadagnare una buona reputazione oppure una brutta reputazione. Adesso cerchiamo un lavoro vero, finché aspettiamo il lavoretto. Cibo extra! È arrivato qualcuno col cibo extra. Forza. Secondo me, ragazzi, gli spiritelli, li vedete lì, ci proteggono. Abbiamo nuovi lavori. Quello che a me interessa è quello di ambientalista, che adesso vedremo. Poi abbiamo il bagnino. Praticamente col bagnino noi non seguiamo il sim al lavoro, ma il sim parte e scompare. E poi ci sono due lavori che ancora non ho provato, che sono il pescatore e il sommozzatore, che sono lavori però part-time, possiamo scegliere gli orari, dalle 5 alle 9 oppure dalle 21 all'1, vedete? Sommozzatore dalle 17 alle 20. E basta, direi che è tanta roba. L'ambientalista è molto bello, è una carriera semi-attiva, tipo quelle di vita in città, appunto, come ad esempio fare il politico, ed è molto molto bella, è la prima che ho voluto provare per conto mio. Quindi, vai con l'ambientalismo. Lui è sempre stato un amante dell'ambiente, e nel momento in cui si è trasferito qui, ha subito voluto contribuire. Ma ho visto che hanno suonato la porta, vediamo chi c'è. Allora, invita i vicini a entrare e vediamo chi abbiamo. Credo che loro siano molto molto amichevoli tutti quanti, i nuovi vicini. Salve, volete entrare? Cibo extra, quindi ci hanno portato del cibo, scusate.
Dov'è il cibo? Lo vogliamo? No, non hanno cibo in realtà, siete cattivi. Allora, lei è Lia ed è un sim transgender, da quello che ho letto, mentre qui abbiamo, aspettate, perché io come nomi non mi ricordo niente, abbiamo Keala e Liliana Kealoa. Nessuna di loro mi sembra sia una sirena. Lui intanto è andato a fare il lavoretto, vedete che è scomparso, è andato a fare, eccolo qua, il lavoretto. Quindi deve pensarci la nostra Nancy, che si è presa già abbastanza sole, secondo me sarà abbronzatissima, ma lo si vede appena smette di prendere il sole, guardatela. Mi sa però che era già abbronzata, quindi non noteremo, eh sì, era già abbronzata, quindi non notiamo niente, però possiamo vedere i segni dell'abbronzatura poi, mettendole qualche altro abito. Vai e parla. Loro in realtà si conoscono già. Buon appetito, praticamente si è presa subito da mangiare. E devo dire che mi sono sembrati veramente subito molto simpatici tutti sull'isola. E diciamo che a differenza degli altri vicini di casa, loro anche se li cacci via. E tendenzialmente non dicono ah, come sono stato male, eccetera, come negli altri scenari. Loro dicono ah, vabbè, ci sarà occasione di rivederci, è comunque stato bello, insomma, sono più gentili. Ringrazia per la presenza, parla con. Ah, lei non la conosciamo. Presentazione amichevole. Lui, che tipo interessante. Guardatelo qua. Vabbè, ha la mascherina in realtà, quindi non sappiamo se è realmente interessante. E chissà se becchiamo una sirena, ok? Eccola ragazzi, guardate il segno dell'abbronzatura, c'è proprio il segno qui. È bellissimo. Comunque sono felice perché abbiamo veramente dei vicini super amichevoli. Vediamo come sta Billy Budd. Ragazzi, Billy Budd non poteva mancare. Ah, parla, chiede i roditori. Poverino, si sente solo, vedete? Attenzione bassa. E giochi insieme e diamo anche un dolcetto. Eccolo qua, ragazzi. Billy. Che carino. Già litigano, già litigano. Eppure hanno una relazione al massimo. Vabbè, ci sta, ci sta. E direi di preparare della cava. Quindi prepara cava. Così vi faccio vedere. Che è la bevanda tipica locale. Chissà se stanno facendo una festa in paese. Andiamo subito a vedere. Intanto prepariamo la cava, però, così vi mostro. E là, magari invitiamo gli ospiti, sì, la offriamo. Quindi, altre scelte, azioni, forma un gruppo. Direi di mettere tutti nel gruppo e gli chiediamo di venire a bere la cava. Ci sta. Tanto lei è arrabbiata perché è stata morsa, poverina. E quindi si è arrabbiata con Billy Budd. Ma vi ripeto, chissà, magari Billy Budd, essendo un criceto molto intelligente, magari ha capito che la sua padroncina è un po' particolare. Chiama per prendere la bevanda, forza, venite tutti assieme. Forza, forza. E questa bevanda può fare, in un certo senso, quasi ubriacare i sim. È una cosa abbastanza particolare. Diciamo che non c'è proprio l'ubriacatura. Ma i sim, più la bevono, più diventano calmi. Quindi, comunque, è una sottospecie di ubriacatura perché se ne bevono troppa, diciamo che il rilassamento è eccessivo. Oh, è tornato Mark! Eccolo qua. È un po' stanco, probabilmente. Adesso li metteremo a letto e di mattina, di prima mattina, manderò lui subito. E a esplorare Mua Palm, perché Mua Palm è la zona in cui appunto si accumula lo sporco. Intanto vediamo come è andato il lavoretto. Mark non è stato un semplice barista, ma un artista, un intrattenitore, un amico. Gli invitati alla festa si radunavano attorno a lui, ansiosi di osservare le magie mixologiche, di ascoltarne le battute e va da sé, di bere le creazioni. Il cliente ha fatto un figurone e Mark si è divertito un mondo. Che esperienza! Esito 92, 9 di mancia, relazione migliorata con Atarv. Perfetto. E tra l'altro lui doveva anche lavorare, quindi non ha tempo di stare in compagnia, secondo me. No, lei se ne vada, se ne vada.
Loro sono ancora qua, leggono, fanno, si abbracciano, ma scusate, signori, ma chi va a invitare? Cioè, è finita la festa, è finita. Vabbè, si sono trovati bene, evidentemente. Lei dorme qui, Nancy, quindi vai, dormi. Oh, adesso sta benissimo e vedete che ha lo stato morale dato grazie appunto alla bevanda, calma per aver bevuto cava, un'ondata di calma li travolge, solo che se ne bevono troppa, praticamente si ubriacano in sostanza. Guardate il segno, guardate perfetto il segno del costume, cioè rendiamoci conto. Anche a lui scappa la pipì, ma resisti, dai, forza. E direi poi di concludere con Mua Palma, andiamo a visitarla, vi faccio vedere un po' la sporcizia del luogo, un po' cosa bisogna fare, e poi possiamo chiudere questa puntata. In ogni puntata accadranno ovviamente cose, adesso questa è una puntata giusto era giusto per introdurvi nell'isola, però pian piano vi mostrerò sempre più cose, comprese le sirene, ma soprattutto accadranno tante cosette particolari, perché ragazzi, come vi ho anticipato, la nostra Nancy è una tipo particolare e non dico altro, dico solo che è particolare. E invece lui, vabbè, è buono come il pane, lui è tranquillo, diciamo che lui in un certo senso anche lui è particolare, ma in modo diverso da Nancy. Pian pianino capirete tutto. Volevo farvi vedere questo chioschettino in cui possiamo comprare forniture da spiaggia. Vedete? È molto carino, però adesso non ci servono perché abbiamo tante tante cose. È pieno, guardateli, guardate gli spiriti. È pieno di spiriti dell'isola e possiamo comunicare con loro se ci clicchiamo. Adesso non è facile cliccarci in realtà, ho notato. Billy Bud, dobbiamo habitat pulito, vai. Pulisci subito l'habitat di Billy Bud. E lei avrebbe un po' di fame, ma voglio farvi vedere, siccome adesso ci spostiamo con... Ah, intanto setacciamento spiagge, possiamo cercare conchiglie o cercare rifiuti. Praticamente con lei stavo iniziando a cercare conchiglie. E praticamente l'interazione è questa, sia per le conchiglie che per i rifiuti. Lei cerca e può trovare un po' di tutto. Se cerca conchiglie, trova appunto, possiamo fare la collezione, oppure con i rifiuti si possono trovare anche dei tesori. Un'altra conchiglia. Conchiglia di naticida. Allora, costruisci una scultura di sabbia. Non abbiamo bambini o bebè, ma appena li avremo, ma ve lo dico già, non li avranno probabilmente loro due. Sarà una cosa diversa, l'ho pensata in un modo diverso, perché Nancy è una figura molto particolare in questo gameplay. Guardatela qui come si diverte. E tu intanto mangia. Lui intanto magari si mette a mangiare qualcosa e poi, come al solito, pulisce, perché sapete bene che Nancy non pulisce assolutamente niente. Quindi ci pensa sempre lui, poverino. Direi anche di svuotare la cava. Tanto guardiamo la scultura di sabbia, non so cosa voglia costruire. Si può costruire massimo in due persone. Sembra tipo una tartaruga. Vediamo un po'. Sì, ha fatto la tartarughina, guardatela, ma è bellissima. È bellissima. Però si può anche calpestare insensibilmente la scultura di sabbia e ve la faccio vedere. È contenta, però ha anche voglia di distruggerla. Vediamo un po'. E boom! Oh, povera scultura! Ok, vai a mangiare. Forza. Che adesso dobbiamo andare con lui a Mua Palma. Con lui vedrete che ci chiederanno se vogliamo lavorare da casa oppure andare, però siccome mancano 23 ore non staremo ad aspettare praticamente questa cosa. Ah, ha pulito tutto, bravissimo. Magari datevi il buongiorno, che mi sembra il minimo. Spettegola.
Lui può anche sensibilizzare lei sulla tutela ambientale, come vedete. Bravi, parlate. Si abbracciano. Vabbè, sono amici. E direi, sì, sensibilizzala. Sensibilizza. Lui ci tiene, lei no. A lei della tutela ambientale non può importare di meno, ragazzi. E guardate il cuore da ambientalista. Ok, viaggiamo con lui e andiamo a Mua Palm. Vi dico già che già dalla prossima puntata ci sarà una sorpresina che si trova qui. E no, non vi dico altro. Infatti, in questa puntata non ci andremo qui. Ma visto che lui, oltre a lavorare, fa anche dei lavoretti, probabilmente avrà bisogno di andare in questa bellissima spiaggia. Come se ci volesse un motivo. Allora, qui siamo fuori, come vedete, dalla rete. Quindi qui lui non può usare cellulari né niente. Ma a noi non interessa. Direi di andare. Ok, è tesissimo, però ragazzi, siamo a Mua Palm e questa è la zona da mantenere. Infatti troveremo col tempo, più ci andiamo, più si accumuleranno rifiuti. Quindi dovremo tenerla pulita. Per adesso la vedo già abbastanza pulita, devo dire, però vedrete che pian pianino avremo da raccogliere cose. Qui abbiamo due cose interessanti. Una è la cascata e secondo me potrebbe giocarci dentro, visto che è teso. Ecco un rifiuto, guardatelo qua, vedete? Possiamo andare a ripulirlo. Infatti poi lo ripuliremo perché lui comunque sta iniziando la sua carriera da ambientalista, scusate. E qui abbiamo anche una grotta molto interessante. E possiamo scattare foto, ispezionare la grotta per vedere se ha, diciamo, se è incontaminata oppure no, oppure esplorarla normalmente e scoprire i suoi segreti. Più la esploreremo, più questo dipinto prenderà forma. E questa, ragazzi, secondo me è una cosa bellissima, perché io voglio che il dipinto si completi. Infatti poi andremo ad esplorarla. Intanto seguiamo lui. Facciamo tre cose oggi. Lo facciamo giocare qua dentro. Ecco qua, gioca. Così si rilassa e poi lo facciamo andare nella grotta e quindi vediamo cosa troviamo là dentro. E cos'altro volevo fare? Ho detto tre cose. Ah sì, e puliamo l'ambiente. Vedete, si diverte. Oh, che bello! Oh, sta pensando! Che relax, ragazzi! Che relax! Che bello questo ambiente! Ma devi tenerlo pulito. Qui abbiamo un ambientalista. Vedete, questa è una tenuta da ambientalista. Salve! Presentazione amichevole. Magari ci parliamo. Facciamo già amicizia con i nostri colleghi, praticamente. Darling, congratulazioni per aver ottenuto quello splendido lavoro. Credo che andrà alla grande. Darling ci dà. Ci fa già i complimenti. Simpatica, darling. Direi di mandarle un messaggino per ringraziarla. Che ne dite? Invia SMS a Darling, visto che è stata così gentile da farci le congratulazioni per il lavoro da ambientalista. Noi la ringraziamo. I nostri colleghi non si impegnano abbastanza per l'ambiente. Hai ragione. Allora, direi di andare subito ad esplorare la grotta. Ispezioniamo? No, perché serve solo per vedere se ci sono batteri nell'aria e cose del genere. Esploriamo normalmente. E chissà cosa ci capita. Ci può capitare veramente qualsiasi cosa. Sono curiosa. E vedrete che pian pianino il dipinto prende forma, però molto piano, eh? Ci vuole veramente tanto, tanto tempo. Vai, vai, vai. E vediamo cosa trova. Noi acceleriamo, vedete? È un po' come entrare nelle altre zone segrete. Relitto antico, però non si arriva, da quel che ho capito, da nessuna parte. Per adesso il dipinto sembra uguale, ma secondo me si è aggiunto un pezzettino. Relitto antico, esplorando i recessi della caverna,
Mark scopre una spiaggia sotterranea occupata da un relitto marino. Dopo aver trascorso un po' di tempo a ispezionare la nave decrepita, Mark decide di portare a casa un ricordo della sua scoperta. Vediamo cosa ha portato. Cuore di Sulani! Bellissimo! Lo portiamo a casa e magari lui, che è galantuomo, potrebbe anche regalarlo a Nancy, che è sua amica. Comunque, Nancy sta facendo collezione di tutte queste cosine, quindi possiamo anche metterlo poi nel bauletto. Ah, qui ragazzi, volevo farvi vedere che è disabitato, non c'è nessuno, però chissà se che prima o poi non trasferiremo qualche sim. Sarebbe molto interessante. E adesso iniziamo a pulire Mua Palm. Forza. Qui vediamo un po', fai snorkeling, vedete non possiamo immergerci perché è troppo bassa qui l'acqua. Infatti per immergerci dovremmo andare in un'altra zona, ma qui mi sembra che nessuna zona vada particolarmente bene. Hai finito? Sì, ha pulito. Bravissimo! Naviga attorno, da solo, ok, vi sto mostrando tante tante cosine. Darling, ragazzi, ma Darling è una stalker, si sta chiedendo se voglio andare a casa sua per passare del tempo assieme. Ma lui, ragazzi, non è interessato a Darling, cioè la trova simpaticissima, tutto quel che si vuole, ma lui risponde di no, perché in questo momento si vuole godere l'isola. Lei è cotta, lei proprio è cotta di lui. Ma, darling, non, diciamo, non ha colto del tutto il suo interesse, anche se la trova simpatica. Tanto andiamo sulla barchetta e possiamo fermarci in qualsiasi punto del mare, per questo si dice che è un open water, per nuotare, ragazzi, no, per nuotare, scusate, sì, anche per nuotare, ma soprattutto per andare a pesca. Eccolo qua. E guardate che bello, abbiamo tutti questi petali e lui si può rilassare. Oh. Va bene, ragazzi, per questa puntata abbiamo visto tante cosette. Dalla prossima inizieranno i colpi di scena. Siete pronti? Siete prontissimi? E io, ragazzi, direi che ci fermiamo qua. Vi mando un bacione grande, mettete like, commentate sotto, ditemi cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!